Nicola, altra grande prestazione dopo la prestazione di domenica scorsa, che era difficile da imitare perché questo avversario nascondeva tante insidie. L'approccio è stato corretto, Perugia è stata brava a pazientare nei momenti difficili e a prevalere ancora una volta, a prendere soprattutto le distanze nella parte centrale per chiudere poi set fino alla fine. Allora, sapevamo che era una partita difficile proprio per queste cose qua, perché abbiamo giocato una bella partita una settimana fa. Inconsciamente ci può stare un rilassamento, nel senso che c'era tanta tensione prima della partita, tante aspettative, e i ragazzi erano veramente concentrati e quindi hanno speso molte energie, anche se la partita sembrava una passeggiata, però hanno speso tantissime energie nervose. Dopo una partita così è chiaro che un attimo ti arriva, giochiamo in casa, quindi guarda, adesso probabilmente vinciamo facile. Nonostante quello, ci siamo allenati molto bene tutta la settimana, e ieri c'era un allenamento che a me non è piaciuto molto perché ci siamo rilassati. Allora dicevo ai ragazzi, guardate ragazzi, che domani ci aspetta una battaglia, che dobbiamo essere pronti, che loro arrivano qua, non hanno niente da perdere, e quindi giocheranno a mille. E all'inizio si è visto, all'inizio quando ho chiamato primo time out, sui 9 loro punti noi abbiamo fatto 7 errori, tra gli attacchi fuori, tra non 3 battute sbagliate, poi con i battitori, non, i nostri non battitori più forti, 2 free ball che non abbiamo trasformato in punto, e allora ho visto che c'è qualcosa che non andava, e per quello che ho chiamato il time out, per dire ragazzi, torniamo a essere quelli che possiamo essere. E da lì in poi li abbiamo raggiunti a 12 pari, e da lì in poi è stata tutt'altra storia. Non si tratta di un calo fisico, si tratta solo di un calo fisiologico, psicologico direi. Ed è chiaro che quando si gioca nel campionato italiano ti basta un niente, che le squadre avversarie vengono e ti complicano la vita, per cui dobbiamo essere attenti anche domenica prossima a Ravenna, perché in un disperato bisogno di punti, quindi giocheranno a mille senza nulla da perdere, per cui e poi da settimana prossima ci aspetta un calendario dove giochiamo ogni 3 giorni, quindi dobbiamo essere veramente pronti a tutto. Due cose: l'utilizzo dell'ampio roster a disposizione e la continua comunque crescita, l'intesa di questa della nostra formazione, che può tendere a migliorare perché c'è un'altra settimana piena in vista della partita di Ravenna. Assolutamente sì, io dicevo all'inizio che noi veramente abbiamo bisogno di tempo, perché è una squadra nuova, dobbiamo trovare gli equilibri, dobbiamo trovare le intese, dobbiamo trovare il nostro ritmo e i nostri equilibri dentro la nostra squadra. Dobbiamo conoscerci, come il mio compagno mi aiuta, non mi aiuta, se sposta le mani, se è bravo a muro, dove copriamo un po' più in difesa, quindi è un processo, ci vuole del tempo, e abbiamo avuto anche la fortuna che in questo primo periodo abbiamo avuto spesso la settimana tipo significa che abbiamo avuto una settimana intera per poter lavorare e insistere su queste piccole cose, e adesso pian piano stiamo raggiungendo un livello sempre più alto che ci permette di giocare così, per cui è chiaro che poi devo dire che giocare davanti al nostro pubblico è una cosa veramente meravigliosa, perché appena ci ha visto in difficoltà hanno cominciato subito a cantare, a darci una mano dai spalti, e io spero che nel futuro ci saranno sempre più numerosi e che la situazione epidemiologica ci potrà permettere di riempire il palazzetto, perché veramente giocarci contro in un ambiente così, prima che noi giochiamo bene, poi anche con il pubblico che spinge, è veramente difficile. Grazie Nicola.